Thank you Il tema è stato ben introdotto dal professor di Gian Antonio è relativo al eh, tentativo in qualche modo di eh, utilizzare gli strumenti di indagine delle neuroscienze, in particolare delle neuroscienze cognitive, per fare luce sugli eh, aspetti, eh, diciamo, in prima persona fenomenici di alcune condizioni eh, psicopatologiche, in particolare io mi eh, focalizzerò eh, sul tema della, della psicosi schizofrenica. Eh, dire neuroscienze vuol dire tutto e vuol dire mh, poco, nel senso che a fronte di una condivisione eh, ormai direi universale degli strumenti di indagine, tutti utilizziamo le stesse macchine, risonanza magnetica funzionale, elge alta densità, magnetoencefalografia, stimolazione magnetica, registrazione dei muscoli, dei parametri autonomici. Tuttavia questi strumenti, questo approccio metodologico empirico, lo possiamo utilizzare per porci domande che possono essere molto diverse. Le domande che ci poniamo nel nostro Dipartimento e che hanno caratterizzato questo approccio multidisciplinare al tema del sé, in particolare nella psicosi schizofrenica, condividono questa impostazione di fondo. La cognizione non è riducibile all'attività del cervello, ma deve includere... Il corpo a cui quel cervello è vincolato, il concetto di sé può essere letto a vari livelli di complessità. Come vedrete, io mi occuperò essenzialmente del livello minimale, eh, detto self-minimo o core self. Ma eh, indubbiamente vediamo una stratificazione di aspetti che ricolleghiamo al concetto di sé ma che acquisiscono una complessità via via maggiore fino ad arrivare al sé dell'identità narrativa di ognuno di noi. Quindi questo concetto di sé è un concetto correlativo, che cosa vuol dire? Che implica per essere definito la necessità di confrontarsi con qualche cosa che è altro da sé, che è non sé. Questo introduce un ulteriore elemento fondamentale, a nostro modo di vedere, e cioè eh, il fondamentale ruolo della relazione nel eh, permettere uno sviluppo fisiologico eh, del sé. E quindi un disturbo della costituzione del sé ha come conseguenza necessaria anche un disturbo della relazione con l'altro. Uno degli interrogativi che guida ormai da diversi anni le mie ricerche è questo, come costruiamo l'evidenza naturale del mondo degli altri, un'evidenza naturale che nella psicosi schizofrenica spesso viene a mancare. allora per dirla con qualcosa di simile a uno slogan, per, per motivi ovviamente di concisione, eh, ci si è concentrati moltissimo nella a messa a punto teorica e nello studio empirico degli aspetti più sofisticati, più dipendenti dal mezzo linguistico eh, dell'intersoggettività, eh, che vanno sotto il nome di lettura della mente o teoria della mente. Molto meno... Eh, si sono indagate eh, componenti, aspetti che, pur essendo strettamente intrecciati con la dimensione linguistica, che non è mai completamente eh, evitabile per la nostra specie, eh, tuttavia, verosimilmente, svolgono un ruolo non meno importante nel garantire eh, un competente eh, interscambio tra sé ed altro. E, L'ipotesi è che uno di questi meccanismi di base sia eh, questo meccanismo di simulazione, ossia la riutilizzazione di eh, risorse evolutesi per garantire un controllo a vari livelli del, dell'individuo, messe al servizio di una funzione apparentemente molto diversa, eh, ossia mappare il comportamento dell'altro. Eh, creando eh, la possibilità di mappare le azioni, le emozioni, le sensazioni dell'altro direttamente sulle proprie rappresentazioni, eh, rappresentazioni in formato eh, corporeo, in formato non linguistico. Questa è la simulazione incarnata. Quest'idea è stata sollecitata inizialmente dalla scoperta di questo meccanismo neurale che ha questa duplicità di funzione, attivarsi durante l'esecuzione di un'azione di vario genere, come vedremo, ma anche durante l'osservazione di un'azione analoga eseguita dagli altri. Nel corso degli anni abbiamo capito varie eh, proprietà di questo meccanismo, una abbastanza importante per il tema che ci interessa oggi è questa, eh, l'intensità con cui si attiva il meccanismo di rispecchiamento è significativamente superiore quando lo fa durante l'esecuzione dell'azione rispetto a quando lo fa durante l'osservazione dell'azione altrui. Il che significa che il meccanismo è implicitamente permeabile al tema della soggettività e dell'agentività dal momento che reagisce in maniera diversa quando l'azione è eseguita rispetto a quando è eh, semplicemente osservata. Eh, queste sono le aree che risultano attive durante l'esecuzione e l'osservazione di movimenti apparentemente affinalistici, azioni comunicative e azioni finalizzate al conseguimento di eh, scopi motori. Ma diciamo che mh, abbastanza presto eh, ci rendiamo conto come questo meccanismo poteva rappresentare in realtà la punta di un iceberg eh, eh, di dimensioni eh, molto maggiori, come in effetti è emerso dalle verifiche empiriche che abbiamo iniziato e che poi sono state proseguite da molti altri gruppi per capire se questa logica del mirroring si potesse applicare anche ad altri domini. Questo è un lavoro del 2011 che riassume oltre 140 lavori di FMRI, tutti focalizzati sul tema del sistema mirror e come vedete... Eh, questa modalità duplice di funzionamento non viene ritrovata solo ed esclusivamente nelle aree premotorie frontali o parietali posteriori, ma anche in altre strutture come le cortecce somatosensoriali o come l'insula. Quindi anche per le emozioni e per le sensazioni, gli stessi siti corticali che si attivano per la loro esperienza in prima persona, si attivano anche quando assistiamo all'espressione di queste emozioni o sensazioni nel corpo degli altri. Questo è il primo lavoro nostro ormai di 11 anni fa, eh, con i colleghi di Marsiglia, che dimostra che le stesse regioni dell'insula anteriore che si attivano quando io provo soggettivamente disgusto si attivano anche quando vedo il volto di qualcuno che esprime quella stessa emozione. Questo è il primo lavoro che dimostra un mirroring nel dominio della sensazione tattile. Una regione somatosensoriale, l'area somatosensoriale seconda o percolare nel lobo parietale si attiva quando una parte del mio corpo viene toccata, ma anche quando vedo toccare una parte analoga del corpo altrui. Quindi la simulazione incarnata è un tentativo di descrivere a livello funzionale tutti questi diversificati eh, meccanismi che caratterizzano circuiti diversi del nostro cervello, ma che condividono questa stessa modalità di funzionamento, anche se la applicano in ambiti diversi. È un meccanismo funzionale di base nella cognizione sociale, questa è l'ipotesi, non confinato al dominio dell'azione, ma che comprende altri aspetti dell'intersoggettività come emozioni, appunto, e sensazioni. E cruciale è eh, il concetto di riuso: quindi riutilizziamo risorse neurali per mappare le azioni altrui sulle nostre rappresentazioni motorie, così come lo facciamo per mappare le emozioni e le sensazioni altrui sulle nostre rappresentazioni visceromotorie e somatosensoriali. Perché questo aggettivo incarnata? Perché evidentemente coinvolge un formato corporeo di rappresentazione non linguistico, non proposizionale. Quindi riutilizziamo i nostri stati o processi mentali rappresentati in formato corporeo per attribuirli funzionalmente agli altri. Se ed altro da sé... Appaiono quindi correlati grazie a questa dimensione che li accomuna e questa dimensione la troviamo per l'appunto a livello del corpo. Quindi grazie all'intervento di questi meccanismi che in qualche modo ci connettono implicitamente all'altro, nella relazione con l'altro vi è una dimensione di identità che fonda e forse precede la differenza. Eh, vi dicevo il sé lo possiamo concepire in modi molto diversi e eh, io ho deciso di indagare il sé partendo proprio dalla cantina, ossia dagli aspetti più eh, germinali, minimali, quelli legati alla corporeità ma a una corporeità concepita in un modo molto specifico, corporeità come potenzialità d'azione. Questo è un dato abbastanza importante che è emerso dallo studio del sistema motorio negli ultimi 30 anni, ossia dobbiamo eh, cessare di pensare al sistema motorio come qualcosa che tutte le volte che si attiva deve necessariamente produrre un movimento. Oggi sappiamo che il sistema motorio si attiva sì quando produciamo un movimento, ma si attiva anche quando immaginiamo di muoverci, ma i nostri muscoli non si attivano o quando osserviamo gli altri agire, oppure quando osserviamo oggetti manipolabili, o quando ascoltiamo la descrizione verbale di un'azione. Quindi la nostra immagine del sistema motorio è profondamente mutata. Noi pensiamo che il sistema motorio svolga un ruolo fondamentale nella integrazione delle informazioni multimodali relative al sé ossia pensiamo che sia a livello del sistema motorio corticale che avvenga la prima eh, fusione, integrazione, ad esempio, degli stimoli tattili, acustici e visivi che avvengono a contatto o in prossimità delle parti corporee che quella stessa parte del sistema motorio controlla in termini di movimento. Quindi il neurone che mi permette di raggiungere un oggetto con il braccio risponde a stimoli tattili applicati al braccio, a stimoli visivi mossi attorno al mio braccio o a eventi acustici che avvengono nella prossimità di quello stesso braccio. Quest'integrazione multimodale operata dal sistema motorio pensiamo possa svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la formazione di questo primo livello di base del sé. Questo è Parnas, psichiatra danese, che in modo molto schematico identifica tre livelli con cui possiamo concepire il sé. Oggi qui ci interessa il primo, quello che Parnas definisce ipseità, l'implicita consapevolezza che quella che sto avendo in questo momento è un'esperienza che mi appartiene e è il prodotto di un'attività preriflessiva e noi pensiamo che abbia a che vedere con il sistema motorio. Questo è uno studio in cui abbiamo cercato di vedere se quando io vedo senza saperlo la mia mano alternata alla mano di altri e devo dire se quella che vedo è la mano destra o la mano sinistra, o vedo delle differenze, se quando per fare questo compito devo ruotare mentalmente la mia mano e quindi devo attivare una simulazione motoria, volevamo vedere se c'era un vantaggio nel farlo quando i soggetti, senza saperlo, vedevano la loro mano rispetto a quando vedevano la mano altrui. E la risposta è affermativa. Quando compariva la mano destra, la propria mano destra, i soggetti erano tutti distrimani, i tempi di reazione con cui la identificavano come mano destra o mano sinistra erano significativamente più rapidi rispetto a quando lo facevano per la propria mano sinistra o per la mano destra e sinistra altrui. Ma quando si chiede esplicitamente ai soggetti con stimoli identici «Dimmi se quella che stai vedendo è la tua mano» O è la mano di un altro, la performance anziché migliorare peggiora sia in termini di accuratezza che in termini del tempo richiesto per dare la risposta. Noi pensiamo che questo vantaggio implicito sia legato a un'attivazione di una simulazione motoria che avviene preferenzialmente, verosimilmente con un'intensità maggiore, quando vediamo l'immagine della nostra mano dominante, come abbiamo dimostrato in questo lavoro, in cui mettendo a confronto la rotazione mentale della propria mano destra e sinistra rispetto alla rotazione mentale della mano destra e sinistra di un estraneo, quando lo facciamo per le nostre mani vediamo un'attivazione del circuito parieto, premotorio che normalmente si attiva durante l'esecuzione e l'osservazione di quelle stesse azioni, vediamo un'attivazione delle cortecce premotorie mesiali, dell'area eh, supplementare motoria, SMA, che vedete sulla superficie mesiale del cervello. Quando i soggetti ruotano la propri, mentalmente la propria mano dominante, si vede specificamente l'attivazione dell'area prematoria ventrale controlaterale, quella cioè che controlla i movimenti di quella stessa mano. Mentre mettendo a fattore sé verso non sé, vediamo attivarsi anche l'insula. Veniamo brevemente all'ultima parte del, del mio talk eh, parlando beh, di sé corporeo e eh, psicopatologia della eh, psicosi schizofrenica. Di nuovo Parnas eh, negli ultimi anni è stato diciamo, uno degli autori che eh, di più hanno rivendicato un ruolo ai disturbi del sé come eh, cruciali per comprendere la psicopatologia della psicosi eh, schizofrenica. Eh, sappiamo che i pazienti schizofrenici hanno difficoltà nel discriminare tra la voce propria e la voce altrui. Si sostiene da più parti che le allucinazioni acustiche potrebbero almeno in parte derivare da un'incapacità di attribuire a sé il proprio monologo interiore, attribuendolo invece a un'iniezione di pensiero eh, dall'esterno, hanno sicuramente difficoltà a discriminare stimoli tattoli, eh, tattili autoprodotti eh, rispetto a quelli eh, applicati da altri dall'esterno e hanno un'alterata percezione del loro corpo e soprattutto hanno problemi nello stabilire se la mano che vedono muovere è la propria o è la mano di un'altra, tendendo a attribuire più frequentemente a sé i movimenti dell'altro. Questo è Fuchs, il paziente schizofrenico non abita più il suo corpo nel senso di... Eh, dare per scontata la sua struttura implicita come un mezzo per relazionarsi al mondo. E qui vediamo un caso paradigmatico di una paziente di Fuchs diagnosticata come affetta da schizofrenia. Da qualche tempo avevo la sensazione come se i miei abiti non fossero più appropriati, il mio modo di camminare era cambiato, camminavo in modo rigido e non sapevo dove tenere le mani. Poi, mi capitava di osservarmi spesso nello specchio e rilevavo che la mia espressione facciale era cambiata. Iniziai a pensare che gli altri potessero vedermi come una prostituta. Gli uomini mi guardavano in modo strano. Iniziai a prendere eh, fototessera di eh, me stessa per verificare se... Tutto ciò era solo frutto della mia immaginazione. Poi iniziai a percepire una sorta di carica o di tensione nel mio corpo quando gli altri si avvicinavano a me, come se me la passassero. Infine pensai che ero stata trasformata in una prostituta attraverso una manipolazione cerebrale. In questa progressione... A me mi andrebbe da dire, vediamo in qualche modo come ciò che riferisce la paziente inizialmente è a carico della modalità con cui lei esperisce la sua corporeità, i movimenti del suo corpo, l'appropriatezza dei, dei propri gesti e, e movimenti e solo in una fase conclusiva il sintomo positivo delirante viene in qualche modo a concludere questo percorso di disgregazione quasi a rappresentare un disperato tentativo di compenso per dare senso a un sé eh, che non lo trasmette più. In un gruppo di pazienti all'esordio psicotico della clinica psichiatrica di Chieti eh, abbiamo applicato un paradigma eh, che Cerca di assaggiare il riconoscimento implicito delle proprie parti corporee. In questo caso gli stimoli erano rappresentati da piedi, mani, telefonini e scarpe che potevano appartenere ai pazienti o a estranei. E nel primo caso i soggetti dovevano dire quale delle due immagini quella superiore o quella inferiore era identica all'immagine al centro della cornice. Quindi la proprietà di quel piede o di quella mano, di quel telefonino o della scarpa al soggetto non era mai menzionata. Ciò nonostante, quello che vediamo è che mentre i soggetti sani sono più accurati in questo visual matching to sample, task, quando vedono la propria mano o il proprio piede, gli schizofrenici no, non mostrano alcun vantaggio. Mentre nel compito esplicito, in cui si chiede esplicitamente ai soggetti dimmi se quello che vedi è la tua mano, il tuo piede, il tuo telefono o la tua scarpa, schizofrenici e eh, soggetti di controllo entrambi mostrano un degradarsi della performance. Quindi gli schizofrenici hanno verosimilmente dei problemi. Questa è l'ipotesi che andremo a verificare presto da un punto di vista eh, dell'attività cerebrale, nell'attivare una rappresentazione motoria delle proprie parti corporee quando guardano ad esse. Quindi disturbi della consapevolezza implicita del sé che portano eh, a un vantaggio del sé eh, nei sani e che manca negli schizofrenici può verosimilmente giocare un ruolo precoce nella psicopatologia schizofrenica. Questo è un lavoro che abbiamo fatto a Parma con il gruppo del professor Maggini e del professor Amore. Pazienti schizofrenici cronici, catofera dieci anni dal primo episodio, quindi non più di dieci anni di storia di malattia, vedevano dei filmati accompagnati o meno dal sonoro in cui potevano vedere due attori ridere oppure piangere o fare delle smorfie prive di senso, le tre modalità visiva, uh, e, ac visiva e acustica e sonora potevano essere tutte e tre presenti, solo una delle tre oppure essere presenti in modo incongruente, quindi potevano vedere un volto piangere e sentire ridere, o vedere ridere e sentire piangere. I risultati principali sono questi, c'è un'attivazione ritardata, deficitaria e soprattutto aspecifica dello zigomatico che si attiva sia all'osservazione dell'emozione positiva, della risata, ma anche incongruamente, cosa che non avviene nei controlli sani. All'osservazione del pianto e tra i pazienti che attivano meno la muscolatura del proprio volto guardando l'espressione emozionale altrui, quelli che l'attivano meno hanno anche problemi significativi nel valutare l'intensità delle emozioni che hanno osservato. Quindi la riduzione o l'incongruenza della risonanza motoria eh, quando osservano l'espressione di emozioni positive o negative verosimilmente gioca un ruolo nei problemi dell'intelligenza sociale di questi pazienti. Sullo stesso gruppo precedente di pazienti a esordio eh, schizofrenico alla clinica psichiatrica di Chieti abbiamo applicato uno dei paradigmi che da anni utilizziamo per studiare il mirroring visuotattile. Vi ho detto, quando vedo toccare ad esempio la mano di un altro, si attiva parte della stessa matrice che si attiva quando ad essere toccata è la mia mano. Tuttavia in un esperimento precedente, il cui autore principale a Chete è Sjoerd Ebisch, avevamo anche dimostrato che vi è una differenza sostanziale a fronte di questa attività di rispecchiamento, quando ad essere toccata è la mia mano rispetto a quando vedo toccare la mano altrui. Quando vengo toccato sulla mia mano, oltre a vedere attivare le aree tattili e le aree premotorie, si attiva anche la mia insula posteriore, che verosimilmente eh, correla con quella focalizzazione. Eh, affettiva determinata dal fatto che una parte del mio corpo è stata toccata da qualcuno. Quando però guardo toccare la mano altrui, soprattutto se questo contatto ha una valenza affettiva, la mia insula posteriore non solo non si attiva più, ma si spegne, si deattiva. Nei pazienti a esordio psicotico, questa deattivazione dell'insula posteriore durante l'osservazione dell'esperienza tattile altrui non c'è. Manca. Così come abbiamo visto una ridotta attivazione della corteccia premotoria sia durante l'esperienza soggettiva del tatto che durante l'osservazione del tatto altrui, di nuovo nel gruppo dei pazienti a esordio schizofrenico. E cosa più interessante, tanto meno attivano questa area premotoria maggiore è la severità dei loro sintomi studiata con la scala dei sintomi di base, la versione SPIA. Quindi i confini di questo sé corporeo appaiono più sfumati nel paziente già all'esordio psicotico e un aspetto di questa eh, minore nettezza del confine corporeo è testimoniato da questa alterata funzionalità a livello dell'insula posteriore e delle cortecce premotorie. Chiudo con uno studio che ha ricordato eh, alla fine del suo intervento il eh, professor D'Iggiano Antonio, uno studio in cui oltre a studiare la parte laterale degli emisferi cerebrali, le aree di cui vi ho parlato fin qui, con l'unica eccezione dell'insula, le troviamo tutte sulla parte laterale degli emisferi cerebrali. In questo studio, che non caso a caso ha tra i suoi coautori eh, Georg Nortoff, eh, cerca in qualche modo di vedere se in quello stesso gruppo di pazienti a esordio psicotico possiamo documentare delle alterazioni tra questi due sistemi di cui ci parlava eh, il professor di Gian Antonio e di cui diffusamente ci parlerà Georg. Ossia eh, le aree eh, della linea mediana del cervello, variamente descritte, tra l'altro come default mode network, e i circuiti laterali. Io personalmente sono abbastanza allergico alle dicotomie, ho passato vent'anni della mia carriera a... Combatterne alcune, quella tra azione e percezione o eh, quella tra soggetto e oggetto, e quindi ho qualche difficoltà a convincermi definitivamente che quando parliamo del sé ci sia un sé eh, totalmente autocentrato eh, che abita dalle parti delle aree mesiali del cervello e un sé eterocentrato che invece abita nella parte laterale degli emisferi. Il sé è un processo e il risultato di un processo che verosimilmente deve vedere in campo in maniera funzionale, fisiologica e funzionalmente connessa l'attività della totalità del cervello. Anche se rimane il fatto che queste aree mesiali non è casuale probabilmente che siano sistematicamente coinvolte quando qualsiasi attività mentale o la sua assenza, quando la mente vaga, abbiano una forte connotazione autoriferita. Quindi in questo lavoro, negli stessi pazienti di prima, abbiamo studiato le interazioni funzionali tra queste due aree cerebrali che risultavano colpite nei pazienti schizofrenici all'esordio, l'insula posteriore e la corteccia premotoria mesiale, e le aree appunto, che troviamo nella superficie mesiale degli emisferi. E il primo risultato è che abbiamo notato un anomalo uh, incremento della connettività funzionale tra corteccia premotoria e una componente del default mode network, ossia la corteccia cingolata posteriore. Non ho tempo per farvelo vedere, comunque il lavoro è scaricabile. Uh, le interazioni funzionali tra la corteccia premotoria ventrale e la corteccia cingolata posteriore, abbiamo detto, erano aumentate e questa interazione, questo è abbastanza interessante, correlava in maniera significativa con il punteggio ottenuto dagli stessi pazienti alla scala dei sintomi di base questa abnorme forte connettività tra strutture mesiali e laterali potrebbe essere in qualche modo causalmente legata alla disgregazione del senso coerente che molti di questi pazienti eh, sperimentano un altro, qui vedete la correlazione tra L'incremento della connettività tra queste due regioni e i sintomi di base, l'altro dato interessante è una diminuita connettività dell'insula posteriore con la corteccia cingolata posteriore e la corteccia post-centrale, quindi la corteccia somatosensoriale. Considerando le funzioni sensoriali affettive dell'insula posteriore e delle aree somatosensoriali e il ruolo di mediazione per il sé eh, ipotizzabile per la corteccia cingolata posteriore, la ridotta integrità di questo circuito può forse essere associata al deficit nella processazione dell'informazione relativa agli aspetti sensori affettivi eh, eh, che appartengono al sé. Sì, chiudo. Sono all'ultima. Uh, mentre L'ultimo dato, abbiamo notato una abnorme connettività tra insula anteriore e posteriore, che non troviamo nei eh, controlli sani. Questo potrebbe essere legato alla consapevolezza eh, delle componenti affettive legate al sé. Quindi, uno sbilanciamento tra un'informazione prevalentemente focalizzata sull'interno e una che vede il sé. Eh, relazionarsi con il mondo eh, esterno eh, potrebbe eh, in qualche modo eh, essere alla base di questa anomala esperienza del sé che caratterizza già nelle fasi precoci la psicosi schizofrenica. E quindi diciamo che questo approccio, che parte, come vedete, da dimensioni minimali, se volete, eh, molto prosaiche della relazione col mondo. Sta, eh, ci sta permettendo di ottenere risultati che noi crediamo siano interessanti per una migliore comprensione del rapporto che c'è tra l'esperienza della psicosi e gli stra, diciamo, le condizioni, lo stato funzionale del cervello che li sottende.